Ora sono in diretta, vediamo se la connessione mi dà altri problemi. Dark, can you fix the broken? Can you feel? Can you feel my heart? Can you feel my heart? Oh. Dai, adesso non si blocca più, teoricamente. Quindi dove eravamo rimasti? Should I stare 'cause I'm missing you? I'm still right to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure about you, set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Ladies, auguri di buona Pasqua a tutti voi. Auguri di buona Pasqua a voi e ai vostri cari. Spero che abbiate passato una bella giornata.
Io sono stato con la mia famiglia, ovviamente, e ho videochiamato i miei amici, i miei parenti per gli auguri, per comunque passare in un certo modo questa giornata in compagnia. E poi ho lavorato appunto alla cover di Stevie Wonder che è uscita un'ora fa praticamente, quindi se non l'avete ancora vista andate sul mio profilo dopo la diretta perché questa diretta sarà meravigliosa e perché parleremo adesso, tra poco inizierò a chiamarvi, così parleremo di persona, potremo farci gli auguri, potremo raccontarci un po' di cose. Però dopo la diretta mi raccomando andate a mettere like al mio ultimo video. No, dai, scherzi a parte, spero che la musica vi possa regalare delle emozioni positive e belle. Avevo voglia di suonare, quindi ho detto iniziamo con la chitarra in mano. Vediamo. Sto cercando qualcuno da videochiamare. Quindi mi raccomando, rimanete online perché adesso sceglierò una di voi. Quindi andiamo fino in fondo. Ok, iniziamo da Giorgia Campilongo. Giorgia è il tuo. Tutto bene, grazie. Buona Buonasera. Pasqua, tanti auguri. Anche a te. Cosa hai fatto oggi di bello? Come hai passato questa giornata? E In famiglia. beh, giustamente. Avete mangiato tanto? In realtà non tantissimo, lasagna e carne. Noi abbiamo fatto lasagna di asparagi di Bassano perché sono la specialità del luogo appunto in questo periodo e poi secondo di pesce, però è stato un bel pranzone devo dire. E poi le uova ovviamente di cioccolato. Cosa? Mi sta battendo forte il cuore, mi sto sentendo male. Come stai? Come stai affrontando questa quarantena? Beh, dai, insomma, la mancanza si sente tanto. Mamma, sto in diretta con te. Immagino, immagino. Sicuramente un po' a tutti manca la possibilità di uscire, i nostri amici, insomma, le persone che desideriamo vedere. Dai, per il momento dobbiamo resistere e sperare che si risolva il prima possibile. Stare a casa è l'unico modo alla fine, quindi non c'è altra soluzione. Dai, cosa mi racconti? Hai una canzone del cuore? Mi segui come artista? C'è qualche canzone che ti piace? Ti seguo. Allora, io amo tantissimo la tua metà, la mia Ah, preferita. figo, è E una bella canzone. sono venuta a vederti a Lecce il 16 novembre 2017, mi sa, o No, era 16, due. Ok. non mi ricordo. 2017. Ok, ma era un in-store? Sì. E Ah, poi il ok. 25 marzo 2018 a Maglie. Esatto. Mamma mia, che ricordi, no? È stato il mio primo tour, tra l'altro, ed è stata veramente un'emozione incredibile la tua andata. Grazie per essere venuta, spero che ti sia piaciuto lo show. Prego, certo. La tua metà è il tuo brano, giusto? Sì. E allora dai, te la dedico, va bene? La cantiamo insieme, dai. Grazie. Dicevi era tutto vero, invece no, mi hai dimenticato dentro un battito, per noi volo ora che non ci sei più, non ci sei più. Ricordo le serate solo io e te, e il desiderio di sfiorare il cielo. Ora mi guardo attorno e non so dove sei, dimmi dove sei. Forse era solo un sogno, forse un'illusione, ma in fondo ti cerco ancora, senza te mi perdo. Prendo volo e
innamora. Ti porterò oltre i confini della confidenza. Tu dirai questo è per te. C'è mia mamma che sta ballando. Cosa? C'è mia mamma che sta ballando. Fantastico. Belli con te, eh? Sì, ma ti salutano, mi è più vergogna. Come si chiama? Mi sta scoppiando oltre il cuore. Cara. C'è mia mamma che è più emozionata di me, che è contenta. Bellissimo. Salutamela tanto, allora. Come si chiama che la saluta? Maria Rosaria. Maria Rosaria, ti saluto, ti mando un abbraccione e spero di poterti vedere prestissimo, magari a qualche evento. Vi aspetto i miei concerti. Speriamo. Dai, vi saluto. E auguri per domani. Non dare in anticipo, però già che voglio l'occasione per darteli. Cosa? Scusa, non ti sento. Auguri per domani. Non dare in anticipo, però già che te li do. Dai, grazie di cuore. Vi saluto. E grazie una a buona serata, ancora auguri di buona Pasqua. E ci vediamo presto. Grazie, ciao. Vediamo se c'è qualche persona che posso chiamare a tradimento dei miei amici, magari, tipo. Tanto domani è il mio compleanno, mi perdonano tutto. Dai, chiamo prima qualcuno di voi. Vediamo. Occhi chiusi. Tac. Andiamo con Elena Barbaro, 27. Elena, è il tuo momento. Questa è la sigla. Ciao! Ciao! Come stai? Tutto bene, tu come stai? Tutto bene, grazie. È passato... Innanzitutto, tanti auguri di buona Pasqua. Ah, tanti auguri a te, grazie. Grazie, grazie. A te e alla tua famiglia. Hai passato una buona giornata? Sì, diciamo che non ho fatto quasi nulla, diciamo, di importante. Sono stata sul divano, però sempre con la mia famiglia, con mia sorella. E nulla, poi ho aperto le uova. A proposito, tu che uova hai aperto? Anche me, sono, dai, anche me con il mio Pasquale mi ha portato qualche uova, dai, sono felice, nonostante la quarantena ho riuscito a pensare. Bene, bene. E vabbè, d'altronde, insomma, d'altronde siamo in casa, siamo in questa situazione, per cui le cose che si possono fare sono poche effettivamente, non si può uscire, non si possono fare cose grandi, però dai, si possono fare cose belle e stare insieme, è quello una cosa bella. Sicuramente anche tu avrai fatto tante videochiamate. E poi riempio le mie giornate facendo dolci. Ah, fantastico. Fantastico. No, i miei genitori mi hanno messo lo stop per i dolci, perché la settimana scorsa ci ho dato parecchio dentro nella preparazione di dolci e mi hanno detto rischiamo di finire, come dire, di uscire dalla quarantena rotolando. Quindi mi hanno dato il divieto di preparazione di dolci. Mi hanno concesso del salato, però, per cui la mia carriera culinaria, ragazzi, non è ancora terminata. Allora, raccontami. Cosa volevi dire? No, niente, che ieri sera ho fatto il tiramisù. Buono. E lo fai con i savoiardi o con i pavesini? No, con i savoiardi. Con i savoiardi? Ah, ok. Siamo due scuole diverse. Allora. Ah, tu con i pavesini? Io con i pavesini, sì. però no, io mai ho provato con i pavesini. Proverò, la prossima volta lo faccio con i pavesini, allora. Va bene. Hai qualche canzone del mio repertorio che ti piace particolarmente? Sì, c'è una canzone che, diciamo che da quando l'ho ascoltata la prima volta, mi è rimasta sempre nel cuore e che mi fa sempre emozionare tanto,
che persone come te. Ah, figo. Allora te la cantiamo insieme, ti va? Sì, certo. Verranno giorni che cambierò realtà, ma questo non mi salverà. Saranno giorni che io vivrò a metà, ma questo non mi salverà. Oh. Nel frattempo solamente preso le sembianze che adesso non restituisco alle persone come te. Le cose che non saprò dirti mai, le cose che di te io non saprò, ma scusa se ti ho deluso un po'. Se poi pensami riuscirai, il tempo forse ti costringerà. Resterà. Grazie mille, è stata un'emozione indescrivibile. Grazie tesoro. Mille. Ti mando un abbraccione, ti faccio ancora gli auguri di buona Pasqua. Anche io. E anche spero di vederti presto ai miei prossimi eventi, va bene? Un abbraccione. Anch'io, non vedo l'ora. Ciao. 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 Vi svelo una cosa, in realtà stavo terminando la diretta invece di chiudere la videochiamata appunto con... Sto malissimo, aspettate, sono il disastro della tecnologia, sono la vergogna degli artisti influencer che utilizzano i social, cioè sto facendo un disastro col telefono. Oh yeah, vediamo se c'è qualche... Ok, let's go! Tocca a Serena Di Blasi, let's go! Aspetta, no, scusate, devo togliere il capodasso, altrimenti diventa orribile. Non risponde e quindi è più tipo... Non so se si era capito, era il trombone. Ok, chiamiamo qualcun altro, logicamente. So, let's go. Chiamiamo Sara Viviani, è il tuo turno. Sara, è il tuo turno, non mi dare buca, almeno tu. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, te? Tutto bene, grazie. Auguri di buona Pasqua. Grazie di cuore. Tanti auguri anche a te e ai tuoi cari. Grazie. Avete passato una bella giornata? Sì, dai, tranquilla. Bene, dai, mi fa molto, molto piacere. E come stai affrontando questa quarantena? Tu hai qualche passione particolare con cui ti tieni impegnata? In realtà te l'avevo già detto in un'altra chiamata. Ah sì? Ci siamo già visti sì. Allora? Mannaggia! Fantastico. E, hai qualche domanda da farmi? Qualche curiosità? Solo dirti che sei pronto per i 20 anni. Se sono pronto per i 20 anni? No, 20 anni no, non...
Non me li merito, sinceramente, no. Sono ancora un bambino dentro. Però sì, dai. Sarà un compleanno molto particolare, sicuramente. Immagino. Non potrò né festeggiarlo con un album, o un repack, o un evento, e nemmeno con i miei amici. Per cui sarà strano, ecco, sarà strano. Però comunque loro ci sono, le amicizie vere, insomma, si sentono anche nel... nonostante la distanza, ecco. Sì. Anche tu hai degli amici con cui presumo ti sì, senti... Sì, ho una migliore amica a distanza. Ecco. E allora sai benissimo cosa... Sì, lo so bene. Bene. C'è qualche canzone che ti piacerebbe... Allora, ne ho due. Una è Giovani Diamanti. Ok. E l'altra è Nobody. Ti abbiamo persa. Mi senti? Più o meno. Mi senti? Mi senti adesso? Più o meno. Sì. Ok. Allora, dimmi tu quale canzone vuoi che ti canti. Giovani Diamanti. Se vuoi. Ok, non c'è problema. Però la cantiamo insieme. Prendo troppo tempo a pensare se tu sei lo sbaglio da fare, mento a me stesso. Quando dico, sono riuscito a scordarmi di te, lasciami stare, non mi chiamare se pensi che non funzionerà. Vuoi stare da sola perché ho paura che tutto questo finirà. Stai con me dentro di te, sono sicuro che ancora c'è una cosa speciale che non so spiegare, ma soltanto se sto con te. Siamo giovani di amare, siamo non dare retta a questi stupidi, prepara le valigie che ti porto dove il sole non ha sonno e sogno ad occhi aperti. Siamo giovani diamanti indistruttibili, yeah. Siamo unici, stringimi di più, non ho paura del contatto se è con te. Sogno ad occhi aperti, siamo giovani diamanti. Grazie. E questo per te, no, cara. Cara, grazie di cuore. Grazie a te. È stato un piacere rivederti allora. Anche per me. Spero di vederti prestissimo ai miei prossimi eventi. Insomma, appena sarà tutto finito, io ovviamente ti conto di riprendere con concerti in store per riportarti con me un po' nell'atmosfera della tournée, che è la cosa più figa di questo lavoro. Per me, ma penso anche per voi, comunque, cioè, il concerto live è qualcosa di unico, secondo me. Bene, ti voglio sì. Bene, ti abbraccio forte. Thank ti auguro una buona grazie. Festa. Ciao tesoro. Ciao. Oh yeah. So. Chiamiamo qualcun altro. Ok, chiamo a caso. Ok. Maria Francesca, è il tuo turno. Abbiamo l'audio scusato, per quello si sovrappongono le medesime domande. Beh, tanti auguri di buona Pasqua innanzitutto a te e ai tuoi cari. Grazie anche a te. Grazie. E niente, vabbè, comunque... Dimmi.
No, ti volevo dire, se vedi un po' lo sfondo, un po' imbarazzante, però vabbè, praticamente ci sei tu ovunque, cioè questo è il tempio di Thomas, cioè sei ovunque, foto, qualsiasi cosa, va bene. Bellissimo, grazie. Dimmi, non ti sentivo prima, dimmi. Ma volevo chiederti se avevi passato una buona giornata. Sì, assolutamente sì. Ho videochiamato alcuni miei parenti, ho passato la giornata con i miei nonni, ho cucinato perché comunque cucino moltissimo in questi giorni. Adoro cucinare, faccio torte, crostate, qualsiasi cosa. Quindi mi diverto così, passo il tempo così. Suono il Wow, violino, quindi sì. violino? Bellissimo. Wow, che brava, da quant'è che studi violino? È da circa 4 anni, 3 anni e mezzo, così. Figo, brava, complimenti, una bellissima passione è da uno strumento meraviglioso. Se suonato bene, il violino veramente ha un suono che ti penetra nell'anima, letteralmente. Sì, esatto, lo so. Fantastico. Hai qualche canzone che ti piacerebbe che ti dedicassi? E allora, diciamo le mie due preferite sono Rallenti e Clessidra. Mi Ah, piacciono bene. tantissimo. Scegli la tua canzone. Quale vuoi? Vai, facciamo Rallenti, che è la prima che proprio mi ha colpito il cuore, letteralmente. Ok. Però ci diamo un po' di capotasto. Treno in corsa beffa il tempo, sfuma il panorama. Un disco appena messo già l'ultima traccia. Piomba addosso quella data che era lontana. Lacrima nel busto di una piccola faccia. Quando non ci sei tu. Quando non ci sei tu. Il sole aspetta, no, è il momento del tramonto. Grazie, grazie Grazie a te, grazie a te tesoro. Bellissimo. Tra l'altro, anche a livello di sound, devo dire che Rallenti e Clessidra sono molto simili. Per cui sì, ti piace assolutamente. quel mondo un po' di weekend, un po' più urban, ecco, come anche come emozione sonora. Figo, figo, figo. Hai qualche domanda da farmi particolare? Sì, volevo Di curiosità. chiederti se questo periodo ti sta dando un'ispirazione musicale, se stai scrivendo Ah. qualcosa. Sì, certo, non si ferma la scrittura, anzi, avendo molto tempo comunque per riflettere, pensare, insomma, comunque. La crescita ti porta ti stimola la creatività, ti porta a scrivere, logicamente. I pensieri ti portano a scrivere ed esorcizzare tutto questo frullatore in una canzone alla fine. Quindi sì, non mi sono fermato, non ho voluto. È da un po' che non ho il blocco dello scrittore, devo dire, anche per cui sono abbastanza sereno in questo periodo. Grazie, tesoro. Ti saluto. Grazie mille, E spero di allora. vederti presto perché sono anche tanto, quindi spero di vederti presto. Lo spero anch'io.
spero veramente che questo periodo finisca il prima possibile, e così da poter riprendere tutte le nostre attività e nel mio comunque anche l'aspetto professionale, insomma, i miei concerti, tutti gli impegni che avevamo prefissato, speriamo di riuscirli a recuperare e fare qualcosa di bello, va bene? Ti abbraccio forte e mi raccomando, continua con il violino. Grazie. Ciao tesoro. Che succede? Non mi fa più videochiamare? No, ti prego. No, non mi fa più videochiamare, ragazzi. Perché succede queste cose? Perché a me? Già sono un disastro io con la tecnologia. In più Instagram mi abbandona. L'esatto opposto dei miei fragili gesti indisponibili. Non ho fretta di raggiungerti, allora so che resterai. Fra desideri di magia che avverrai, ma servirà una scelta, fidati, per cose che non voglio più. D'altre che non vuoi riprenderti oggi più che mai, se tutto ha senso come prima. Qualunque giorno senza vita, quel tuo silenzio che fa male, di introversione e di paure. Tu dammi il tempo di capire, yeah. Se a te non posso rinunciare, la differenza che farò per te, yeah, finalmente oggi più che mai. La differenza che farò per te. Finalmente oggi più che mai. Quanto amo questa canzone. A distanza di anni è una delle canzoni che sento ancora di più mie. Sento proprio, cioè, sento proprio come è nata, come è uscita. Pazzesco, pazzesco, la musica è pazzesca. Ok, vediamo se ha ripreso a funzionare. Mi fa videochiamare, ragazzi, mi dispiace. Ah, che peccato. Vediamo se ci sono domande. Proprio un back to the roots. I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on your shirt. You don't believe the stories, you know that they're all lies. Bad as you want to stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'll be coming home back to you. Give every night, doing the right. You're the type of woman, say good things. Fist full of diamonds and full of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. Wish you let me love you. Let me be your one. Give you everything you want and need. But you could love and protection. Kiss me for selection. Show you that we love to hold. To be a baby.
Siamo tornati in tour. Almeno io sono tornato. Oddio. Non è possibile che ogni volta che tocco lo schermo giro la telecamera. Cioè, sono un disastro. Vediamo. Che mi resto solo te, una canzone che mi balla di noi due. E c'era un po', cerco un ordine, lo parlo assieme a te, farà la mia sessione. Oh, ti prego, dammi rotta sta volta, non ho più per me, stavo qui accanto a te. Sai che tu sei così speciale, non mi fanno male, lascia tutta la notte, sorridimi, in fondo siamo complici, riusciamo a farci male, riprenderci, e se è così, siamo ancora qui, soli sotto il cielo. Stava a crederci, e mentre tutto cambia sempre, balla su, non si vede, e pure noi dobbiamo fare, non ti fare male, lascia tutto, e tutta la notte, tutta la notte, yeah, eres mio loca, stringimi forte, yeah, 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 eres mio loca, yeah, stringimi forte. Sembra un po' country così. posso spiegarvi?
stavo giocando con la bottiglietta, perché boh, io gioco sempre con le bottigliette da cartoccio così, e il tappo è rimasto così. E non si muoverà mai più, perché non riesco più a muoverlo. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. E beviamo così. Allora. Benvenuti nella mia vita. Comunque dicevo, sembra un po' country così. Ricorda un pochino... Cavalcherò, seguirò il cuore, tu sarai insieme a me, insieme andremo lontano. Bellissima. Grande Mal, grande Mal. L'ho sentito oggi per gli auguri, è una persona eccezionale. Vediamo. Se ci sono altre domande... Vediamo se c'è qualche... Ok, ci sono. Stiamo tornando proprio al... agli inizi inizi, ragazzi. Andiamo con guai? E non mi importa se mi ferirai, ormai sai com'è, mi sento stretta la tua intimità, perché sai com'è. Vai, ti perdo e ti riprovai, non mi stancherò, non decidere. Fermami se vuoi, seguimi se vuoi, sarà difficile. Ti confesso, a volte cambio le idee, adesso solamente immagini me. Seguirà del tempo per venire, oh, venerne ogni segno a parte di te. Yeah. Oh, 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 oh. Trova pace la mia identità, oramai sai com'è, tra riflessioni e di sincerità, ora che sei con me, un po' inutile provare a dirti che non ti rivivrei, non ti aspetterò per questa volta, no. Di quel che sei, ti confesso, a volte cambio le idee, solamente nasci di me, sentirà del tempo per quell'idea, oh, vedermi ogni segno fatto di te. Oh, 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 era Why, che tra l'altro è nata veramente così. Io c'ho ancora il provino di Why ed è suonata più o meno, cioè adesso in realtà ho improvvisato gli accordi al momento, ma cioè suonata proprio schitarrata così acustica, e non si direbbe, ma le canzoni nascono così, pur avendo un sound un po' disco dance così, un po' club, è nata con una chitarra acustica. Ok, vediamo. Ai ai ai.
I get a chance anywhere. Maybe we can make it to. Maybe it's together we can get somewhere. Any place is better. So I promise you I got nothing to lose. Maybe we'll make something. Maybe we'll step again. He lives with a butter, it's too weedy. He says, but he's still talking. His buddy is the answer, like this. My mother went off to that thing. She wanted more from life, but he could give. I said, somebody's got to take care of me. So I could have done just what I did. So it never will be away from driving in your cars. Be surprised, I felt like I was found. And I feel that I belong. And I feel that I could be someone. Yeah, yeah. And I feel that I could be someone. And I'm feeling nice to be someone. Tracy Chapman, che artista. Ah, ok. Il ghiacciai tuoni sciocchi e con gli occhi per scappare dai giocatori. Mi servirebbero 10 universi o per attraversarli. Mi scazzi sul taxi, limiti sparsi, sembra di stare in un film. Se mi dai già, solo che guardi, ma fuori già le carte, metti stare già lì. Oh, oh, volevi andare sempre a Tokyo, e io no, non dimmi che non è così, io non riuscivo ma più di no. You know me, sei riuscito a perdermi finita. Siamo giurati meno che in testiva. Tu con il bagaglio a mano e il cuore nella stiva. Di memoria che l'amore non ti arriva. Oh, 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 volevi andare sempre a Tokyo. E io no, non dirmi che non è così. Io non riuscivo ma che ti dico. No, 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 sei riuscito a perdermi. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Non dimmi che non è così. Oh, no. Yeah, yeah. Non dimmi che non è così. Yeah. Oh, yeah. Rientra in scena la magica bottiglia d'acqua. Come diavolo si beve comunque. Boh, proverò così. Questa, ragazzi, è la nuova challenge. Mi raccomando, lanciate questa challenge sui social. Piegare il tappo così, fare in modo che si incastri in questo modo, vedete? E bere così. Grande. Un'altra cosa inutile sul web. Allora, il web è pieno di cose fighe, però come nella vita, come in tutti i posti, ci sono tante cose fighe e tante cose meno interessanti, diciamo. Però fanno hype. Ok.
torno a dedicarmi un po' a voi. Vediamo. Smoke on the water, the fire in the sky. On the sky. Wow. Yeah, yeah, yeah. Instead of smoke and the water, yeah, the Deep Purple. Vediamo. Questa non l'ho mai suonata. Non ho mai suonato, vediamo. Ve la faccio così. Avrei cercato in ogni gesto il silenzio prima di ogni citazione. Ma non ho avuto neanche il tempo di lasciarmi dietro tutte le paure. Hai tenuto sullo sfondo con la paura di perdermi un secondo, come se fosse semplice aspettarti, stringo i pugni per non perdermi, così cercavo me lontano dai perché tutte le volte io l'avrei rifatto ancora, perché ho scommesso in te per ogni parte di me. Ti amo, tu ami te, ti amo, tu ama me. Oh, oh. Ti amo, tu ama me. Oh, oh, oh. Ti amo, tu ama me. Tu ama me. Un applauso a Letian. Itta. Scusate, se lanciamo una challenge, facciamolo bene. Me lo chiedete molto forte. Ho tipo 50 richieste che chiedono forti e deboli, quindi suonerò forti e deboli. Credermi sarà sempre magico. Chiedevo lì da che parte non lo so. Né di credermi come sempre mi rimani solo che tu sarà sempre magico.
gli occhi aperti, altri invece no. Quante scelte abbiamo fatto noi, noi, e quante volte no. Vivere al contrario con i giorni senza orario, penso che sarebbe meglio con me. Ora che sai come aiutare a sollevarmi se sarà sempre magico. E più credermi sarà sempre magico. Potere fuori da che parte non lo so. Che farò tra fili legni quasi rotti, secchi, pesi che non controllerò. Prometto, resteremo qui il tempo di capire, per portarci al nostro primo incontro, per dire la libertà, per possedere a te, possedere no. Sarà sempre magico, sarà sempre magico. La challenge continua, ragazzi. Mi raccomando, fate il vostro video, postatelo su Instagram. E taggandomi, scusate, taggatemi, non riesco a parlare, si è fatta una certa ora e una certa età, giustamente, sto per fare 20 anni. Comunque taggatemi utilizzando l'hashtag La Bottiglia Storta Challenge. Allora, vediamo altre richieste. Vediamo. Ah, questa è interessante. Aspettate. Sì. Cuore lotta con la ragione, ti perdono su un milione, mi ha detto mi dicono una nota nostra canzone mi nota sale dentro in prigione, tutti nascondi ma non mi spiego la verità, momento vedrai tutto ciò finirà. Oh baby, anche pure no no, stavolta sa che me ne andrò, e un altro bacio per convincere la sera. Baby, mi ami pure, no, 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 no. Stavolta sa che me ne andrò. Baby, mi ami pure, no, 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 yeah, yeah. Non mi vedete? Non si vede più niente? Fantastico. E sapete che vi dico? Riavvia. Strano che io riavvii una diretta.